Siamo in consegna car tablet dedicato Mercedes, siamo in sezione Apple CarPlay, dove il cliente la potrà gestire sia vocalmente con Siri oppure manualmente come facciamo noi adesso. Qui siamo su Waze, torniamo indietro, il cliente ha scaricato tutte queste altre app, noi ne apriamo giusto alcune, qui siamo su Maps, non so se ha musica. Qui siamo in gestione musica, mettiamo pausa, torniamo indietro, possiamo vedere e gestire sia la musica che il navigatore. Per uscire da Apple CarPlay è semplicissimo, tasto Car e siamo direttamente su Android. Dashboard. Per tutte le Mercedes che hanno la gestione luci ambient originali è possibile gestirle. Poi abbiamo il DSP. E poi qui abbiamo tutto il mondo Android. Qui siamo in gestione audio e video, andiamo in gestione audio, abbiamo musica. Attiviamo Chrome. Qui siamo su Chrome. Possiamo usare anche il joystick originale. Attiviamo la posizione real time. Adesso non siamo in hotspot, poi basta collegare il wifi e andiamo in. Vediamo se lo vogliamo fare adesso, così lo vediamo insieme. Stefano, gli diamo la password. Ecco qui, abbiamo collegato Android con l'hotspot. E siamo su YouTube. Anche qui il cliente ha scaricato Spotify. Vediamo se è attivo. No, dovrà mettere username e password. Adesso andiamo nella sezione originale. Nella sezione originale, prima proviamo. Questa è la retrocamera. Linee guida attive. Mettiamo un attimo in moto, ecco qui, possiamo cambiare queste informazioni. Qui allora, adesso andiamo in gestione radio. Navigatore non è presente, telefono e andiamo a tutte le informazioni della macchina, vediamo che cos'ha. Postazioni. Ma non c'ha infovettura, niente. Ok. Ha solo il Bluetooth. Possiamo lasciare sottofondo radio e andare in Android e mettere la navigazione.